finalmente siamo nella festa così aspettata dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria. E certo che così, presentata da un primo sguardo, sembra un mattone di fede che ci cade sulla testa. Come questo, Immacolata, prima, durante e dopo. E questo è il mistero. Noi, come un grande mistero, non lo possiamo capire totalmente, ma una cosa sì possiamo avvicinarci, che Dio ha visto, è bellissimo perché il Vangelo lo dice, ha visto l'umiltà di questa serva sua e per questo le è stata accolta come scelta, come quella per essere inseminata dallo Spirito Santo, cioè la sposa praticamente come già i padri della Chiesa nei primi secoli la chiamavano, la sposa dello Spirito Santo. Come se fosse, cioè perché? Perché alla fine è così, chi l'ha seminato è lo Spirito Santo. Umanamente Maria si è sposata, però non ha avuto rapporti con Giuseppe, perché loro, giustamente, vedendo questa grandezza dell'incarnazione, secondo la tradizione, loro hanno fatto giustamente il voto di castità nel senso di conservarsi tali. Perché? In virtù di qualcosa molto di superiore, che è un rapporto nell'intimità della coppia matrimoniale. Ecco perché oggi stiamo celebrando questo, però c'è un punto molto importante, una prova di fede che le dà Dio attraverso l'angelo a Maria. Dice: guarda, ti ricordi la tua cugina Elisabetta, quella è un po' vecchietta, anzi molto più vecchietta di lei. Guarda, quella che era la sterile, la maldita, la maledetta, quella è incinta. A questo punto che cosa può dire? E questo se lo può fare Dio. Che una donna già nella vecchiaia era sterile e non solo sterile, già con la fabbrica della vita chiusa, ormai chiusa e mai inaugurata, rovinata, per il tempo questa possa dare vita. Fratelli, questo è il punto. Il punto è che oggi nasce, per dirlo così, la speranza, dopo la preghiera finale, dirà che oggi nasce la Chiesa. Guardate che bello. Noi sappiamo che per il giorno della Pentecoste gli apostoli sono usciti a due e due ad evangelizzare. Però dice la preghiera, oggi nasce la Chiesa, perché oggi, il Verbo si è fatto carne. La seconda persona della Santissima Trinità ha preso la natura umana del seno virginale di Maria. Oggi. Ed è questo quello che noi stiamo celebrando. Questa inseminazione dello Spirito. E perché? E facciamoci la domanda, perché? Perché l'umanità era condannata alla scelta primitiva che aveva scelto, che aveva fatto. Tu e Dio eravamo incapaci di raggiungere la vita eterna. Tu e Dio eravamo incapaci di salvarci. Ecco perché tutta l'umanità, tutta la creazione, disse San Paolo, è in crisi, era in attesa di che nascesse il Salvatore, perché se no tutto perde il senso. Perciò oggi il senso di che nasce la Chiesa, ma oggi nasce la speranza, cioè quello che si sperava, quello che era stato annunciato dai profeti, particolarmente Baruch e Isaia, oggi si compie. Sono passati secoli da quando la profezia è stata fatta e tutte le ragazzine più o meno che entravano nella pubertà dicevano e si facevano questa domanda: e quando io mi sposo sarò io, sarò io. E passavano gli anni, le settimane, i mesi, anni, secoli, fino al momento dell'incarnazione. Ed è bellissimo, questa natura, l'umanità non aveva speranza più, nasce la salvezza. Ecco perché oggi, fratelli, oggi è il giorno della tua salvezza e la mia salvezza. Perché noi possiamo capire che tutte le nostre debolezze, tutti i nostri peccati sono redenti in virtù di questa incarnazione di Maria Santissima. E se lei diceva: no, io veramente sono comoda come sto, già mi sono sposata con Giuseppe, non lo so se quest'anno, l'anno prossimo, come era l'abitudine ebraica, andremo a vivere insieme una volta che si sistema tutto. Secondo la tradizione ebraica, dopo che si sistemava tutto, passavano mesi, a volte un anno, 2 anni, e dopo iniziano a vivere insieme, perché già erano sposati.
Lei poteva dirlo, sono tranquillissima. Invece lei no. Con 16 anni ha preso la decisione. E perché ha potuto prendere la decisione più importante della sua vita e senza sbagliare? Sapete perché, fratelli? Perché viveva nella grazia. Molte volte le tue decisioni, come le mie, come sono infestate dal peccato, dalla nostra avarizia, dalle nostre porcherie, le nostre decisioni sono molte volte sbagliate. Cioè, io te lo dico, se tu stai partecipando oggi a una celebrazione perché è l'Immacolata e dopo non torni fino al Natale, torna a casa. È inutile, perché un cristiano cos'è? Non serve a niente, è un inutile, un mediocre. La Chiesa si fondamenta solo sui fedeli, non sui codardi, su quelli che hanno il coraggio di dire io sono cristiano e non mi limito a una partecipazione eventuale o del calendario. Questo cristianesimo non serve a niente, assolutamente a niente. La società oggi ha bisogno dei cristiani, così come Maria, nella sua semplicità, perciò perché lei si appoggiava solo in Dio. Questa è l'umiltà. Noi, come siamo superbi, orgogliosi, noi ci appoggiamo sulle nostri criteri. Conto in banca, soldi, affetti, posto lavorativo, sicurezze. Ma Maria non si appoggiava in niente di questo. Perciò che bello, bello sarebbe che così questa folla continuasse a farsi vedere. Perché questa è la verità. La verità è questa. Ricordiamo che Maria, tra poco il Vangelo ci lo dirà, andrà a bussare e tanti gli diranno non c'è posto, non c'è posto, non c'è posto. Ecco perché, fratelli, oggi se tu stai vivendo una sterilità, cioè l'incapacità d'amare, non le trovi senso alla tua vita, il matrimonio ormai è diventato una noia, un'abitudine, vuol dire che sta mancando la presenza di Gesù Cristo. Perché? Poca preghiera, pochi sacramenti. Ecco perché Maria oggi ci sta invitando ad accogliere questa salvezza. Lei dà un primo passo, porta avanti una gravidanza, viene la salvezza e a te, a me, viene data attraverso i sacramenti, attraverso la vita cristiana. Prendi o lasci. Se prendi, ti salvi. E se no, hai fatto la tua scelta. Esiste l'anoressia spirituale, che vuol dire non alimentarsi la parola, non alimentarsi l'incontro con la comunità, non alimentarsi dei sacramenti. E se non si alimenta, che cosa succede? Morte. Ecco perché oggi è il giorno di salvezza. Io sono contentissimo perché Maria Santissima, questa semplice, fragile donna, però umile, si è lasciata amare. E come si è lasciata amare, ha potuto portare l'amore fatto carne. Che bello! Perché per Dio non c'è niente di impossibile. Io vi dico una cosa. Vi racconto una cosa molto interessante. Io ho toccato nella mia vita che cosa significa essere sterile. No, perché non potevo fare il papà, no, no, no. Ho toccato nel mio ministero che cosa significa essere sterile. Stando nella foresta amazzonica ho avuto un'ernia discale. Lì, a 150 chilometri nel paesino dove potevo avere un'assistenza sanitaria, è impossibile muovermi. E la brutta bestiaccia, il demonio, mi diceva: sai che cosa mi diceva? Tu sei un fallito, tu non servi a niente, non servi a niente più, niente più. E me la sono creduta. Per alcuni giorni sono entrato in una angoscia di dire: sono un fallito, sono un inutile. Dove mi butteranno adesso i miei superiori? Una sedia a rotelle, 40 anni. Dove mi butteranno? Perché alla fine è così. Un prete paralizzato, a cosa serve? Un missionario, lì buttato nella foresta, a che serve? E io ho toccato quello, fratello.
Però la grazia, Maria Santissima, si è presentata con una potenza impressionante. Ed oggi ti posso annunciare questo, che è possibile che della sterilità tu possa dare frutti. Io come ministro, tu dal tuo posto, mamma, papà, vedova, vedovo, da solo, religioso, ma tu puoi dare frutti. Però a volte, sai che? Devi toccare quello. Dove tu dici, punto. Io qua nemmeno la pipì da solo posso fare. Non posso fare niente. Quando tu tocchi il fondo, quando tu tocchi quello, è quando veramente ti abbandoni a Dio. Frattempo, l'orgoglio ti fa credere che sei forte, importante, coraggioso, tutta questa roba che non serve a niente. Perciò è importantissimo l'esperienza personale. Io ringrazio a Dio che Maria Santissima, così come a me mi ha dato una mano, non ho più l'ernia discale, come si vede, e senza nessun intervento e nessun trattamento. Ecco perché per Dio non c'è nulla di impossibile. Diciamolo, per Dio non c'è nulla di impossibile. Credici su questo e sarai felice, povero, quello che sia, però sarai felice. Diciamo Maranatha, vieni Signore Gesù. Amen.